Tutti. Oggi, nella lezione di oggi, andremo a dimostrare la formula di Eulero-Savary nella forma più generale che fa riferimento alle traiettorie polari che per il momento abbiamo dato per scontato. Dopodiché, se riusciamo a stare nei tempi, parleremo della costruzione di Hartmann, sempre destinata alla determinazione del centro di curvatura di un punto del piano mobile, e per finire del teorema di Bobinier. Allora, partiamo con la formula di Eulero-Savary. Quindi partiamo dalla conoscenza delle traiettorie polari che assegnano la legge di moto del piano mobile rispetto al piano fisso per il tramite del puro rotolamento della polare mobile L sulla polare fissa lambda. Le traiettorie polari nell'istante considerato risultano note per il tramite dei rispettivi raggi di curvatura nel punto P con 0. Quindi supponiamo che questo sia O lambda, R lambda, OL ed RL. Questo è il centro di istantanea rotazione P con 0, la tangente alle polari in P con 0. Dunque la forma di Eulero-Savary l'abbiamo già considerata, anche se non dimostrata, ci consente di determinare il centro di curvatura della traiettoria di un generico punto del piano mobile. Questo punto del piano mobile viene assegnato mediante il segmento orientato P0M e questo angolo ugualmente orientato alfa. Ora, per condurre la dimostrazione nella maniera più appropriata e quindi fare uno schema adeguato, andiamo già a posizionare il centro di curvatura in maniera più o meno congruente con le assunzioni fatte, in modo tale da poter, come dicevo, condurre la dimostrazione in maniera più chiara. Allora noi sappiamo che questa formula, che non ho scritto, ma che adesso vi riscrivo, cioè 1 su P con 0 omega meno 1 su P con 0 m coseno di alfa, che è uguale a 1 su R lambda meno 1 su RL, che è anche uguale a meno 1 su delta, dove delta abbiamo dimostrato essere il diametro della circonferenza dei flessi, bene, ci consente, conoscendo i raggi di curvatura delle polari e quindi la posizione del generico punto mediante alfa e il segmento orientato P0M, di risalire a P0 omega, cioè alla posizione del centro di curvatura. La costruzione grafica che corrisponde a quella formula è la seguente, la ricorderete senz'altro. Se vado a considerare la perpendicolare alla congiungente P0M in P con 0, quindi congiungo M con il centro di curvatura della polare mobile, in questo modo, questo punto l'abbiamo indicato con H, e poi congiungendo H con il centro di curvatura della polare fissa, per intersezione, questo è omega, omega di M. Ma noi vogliamo qui dimostrare appunto la formula. Qual è il ragionamento che sta
alla base di questa dimostrazione. Vado a considerare una rotazione infinitesima del piano mobile rispetto al piano fisso mediante l'angolo infinitesimo d φ nel moto di puro arrotolamento di L su lambda. In seguito a questo moto di puro arrotolamento, naturalmente M, che è solidale al piano mobile, si sposta. Il punto OL, che è il centro di curvatura della polare mobile, si sposta anch'esso, perché sia OL che M sono solidali al piano mobile, cioè alla polare mobile L, durante il suo moto di puro arrotolamento su lambda. La posizione di P con zero naturalmente cambia, poiché abbiamo visto che P con zero traccia nel piano fisso la polare fissa e nel piano mobile la polare mobile. Allora andiamo a considerare appunto questa, una rotazione di M che raggiunge una posizione M', questo angolo di rotazione rispetto al centro di curvatura lo indichiamo con dz. Analogamente, il centro di curvatura di OL è proprio lambda nel moto di puro arrotolamento di L su lambda. Quindi anche in questo caso il punto OL raggiunge questa nuova posizione che è O'L. Questo angolo di rotazione rispetto al proprio centro di curvatura è diverso e lo indichiamo con l'xi. Con riferimento al centro di istantanea rotazione uso colori diversi per agevolarvi nella comprensione dello schema. Quindi congiungo O'L con P con 0, questo angolo è la rotazione infinitesima di tutto il piano mobile. Analogamente congiungo M' con il centro di istantanea rotazione P con 0 e questo angolo è ancora dφ. In seguito a questa rotazione, la posizione del centro di istantanea rotazione è cambiata, perché L sta rotolando, immaginiamo in questo verso della omega, quindi in verso antiorario, e quindi P con 0 passa da questa posizione a quest'altro punto qui. Naturalmente si trova sulla polare fissa, perché traccia la polare fissa nel suo moto rigido. Quindi questo punto è il nuovo centro di istantanea rotazione, che è P0'. Ora puntiamo l'attenzione, immaginiamo di zoomare la figura in questa zona, cioè nell'intorno di P con 0, e quindi vi faccio uno schemino a parte, ingrandito, che però corrisponde, ripeto, allo zoom di questa parte della figura. Allora, questa immaginiamo sia ancora la tangente, questo è P con 0, qui c'è il punto M, questa è la normale del punto di contatto e quindi questo angolo
e alfa. Ripeto, è lo stesso schema zoomando questa parte. Se andiamo qui a considerare la normale, il pico 0, che raggiunge il punto H dello schema a sinistra, su tale normale, come vedete, per intersezione della retta bianca con quella gialla, di congiungente omega con M', abbiamo questo punto. Questo punto lo indichiamo con R. Ora, P0 o P0', in realtà è un arco, perché misura, diciamo, la scissa curvilinea lungo la curva lambda. Se noi immaginiamo ora di rettificare questo arco, perché stiamo a livello infinitesimo, lo possiamo fare, rettifichiamo questo archetto P0, P0' sulla tangente. Quindi in effetti quello che era un arco diventa un segmento. Quindi questo è P0'. In virtù di questa operazione di rettificazione dell'arco sulla tangente, le polari, il P con 0. Quindi, sempre a livello infinitesimo, il punto R dello schema a sinistra è questo. E quindi, zoomando qui, viene fuori, come vedete, questo triangolino rettangolo in R. Questo è un po' il punto di partenza della dimostrazione. Quindi, in seguito alla rotazione infinitesima del φ del piano mobile, che cosa accade? Accade che il punto P0 tende a P0', si è spostato in P0' lungo la polare fissa lambda. Il punto M si è spostato su M' e il centro di curvatura della polare mobile OL si è spostato in O'L. Tutto ciò in virtù di questa rotazione infinitesima del φ. Puntando l'attenzione su questo schema, possiamo scrivere cosa? Queste sono rette rispettivamente perpendicolari, per cui anche questo angolo è uguale ad alfa. Quindi possiamo scrivere che P con 0 R è uguale a P0' per il coseno di alfa. P0 R può essere anche espresso con riferimento ad omega, in quanto è dovuto a questa rotazione d zeta. Quindi possiamo scrivere che P0R, come arco anch'esso rettificato, è uguale ad omega pico 0 per questo angolo infinitesimo d zeta. Se andiamo a combinare queste due equazioni, questo P0', in effetti sarebbe un arco d lambda. P0', sarebbe uguale all'arco d lambda. Ma siccome polare fissa e polare mobile rotolano l'una sull'altra, lo abbiamo anche dimostrato, questo è anche uguale a dl, cioè all'archetto infinitesimo di cui è rotolata la polare mobile sulla polare fissa. Quindi qui posso scrivere anche dl coseno di alfa. Uguagliando i primi membri, anzi i secondi membri, perché i due sono già uguali, abbiamo che omega pi con 0 d zeta è uguale a dl coseno di alfa. E questa è una prima relazione che ci torna utile nella dimostrazione della formula di Rosen. Andiamo ora a considerare
questi due triangoli, cioè omega m m primo pi con 0 m m primo. E a questo proposito noi possiamo scrivere che l'arco mm primo è uguale ad omega m per l'angolo al centro, che sarebbe d zeta, ma m m primo è anche uguale a p0 m d phi. Ok? Anche questi possono essere naturalmente uguagliati tra loro e quindi ottengo una seconda relazione, omega m d zeta, che è uguale a p0 m d phi. Ecco, se vado ora a combinare queste due relazioni che abbiamo ottenuto, esplicitando da entrambe questo angolo infinitesimo di zeta è uguale a dl coseno di alfa diviso omega p con 0, e questo è uguale ancora a p0m d phi diviso omega m. Questa la possiamo sviluppare in questo modo, cioè omega m diviso omega p con 0 per p con 0 m per il coseno di alfa è uguale a d phi in dl, cioè il rapporto di questi due elementi differenziali phi ed l, quindi l'angolo di rotazione del piano mobile rispetto all'arco di cui è rotolata la polare mobile su quella fissa. Bene, poniamo ora questo rapporto, in realtà l'inverso, cioè dl in d phi uguale a delta. E noi già sappiamo, perché siamo andati avanti, che quel delta rappresenta il diametro della circonferenza dei flessi. Quindi questo rapporto differenziale corrisponde proprio a delta, che ha anche un significato fisico, no? Perché, come detto, è il diametro della circonferenza dei flessi. Noi possiamo ancora dire, vi faccio qui questo schemino molto semplice, sempre estratto dalla figura principale, questa è omega, questo è p con 0 e questo è il punto m. Bene, io posso scrivere che omega m, sempre in considerazione del fatto che stiamo parlando di segmenti orientati, che omega m è uguale ad omega p con 0 più p con 0 m. Ok? È la somma di questi, no? Cioè omega p con 0 più p con 0 m è uguale ad omega m. Perché questo? È perché quel termine compare qui dentro. Quindi questa la posso ulteriormente esplicitare in questo modo, in virtù di quella. Quindi posso scrivere omega p con 0 diviso il denominatore, che è omega p con 0 m, più p con 0 m diviso il denominatore, che è omega p con 0 per p 0 m, tutto questo moltiplicato per il coseno di alfa, che è uguale a d phi su dl, ma d phi su dl, avendo posto questo rapporto uguale a delta, questo è uguale a 1 su delta. E come vedete già incomincia ad assumere una forma familiare, cioè simile a quella a cui vogliamo arrivare. Allora, omega p con 0 si semplifica, p 0 m, e quindi ottengo 1 su p con 0 m più 1 su omega p con 0,
però nella formula compare P0 omega e quindi qui mi conviene scriverla cambiando di segno in maniera opposta. Quindi compare il segno meno perché sono segmenti orientati e quindi qui ho 1 su P con 0 omega per il coseno di alfa che è uguale a 1 su delta. Ecco, questa formula la possiamo rendere ancora più familiare, basta moltiplicare per meno 1 ed è uguale a questa, escluso questo termine che andiamo a dimostrare successivamente. Se moltiplico per meno 1 ottengo 1 su P con 0 omega meno 1 su P con 0 m per il coseno di alfa è uguale a meno 1 su delta. Ok? E quindi abbiamo dimostrato una parte della formula di Euler-Savary, vale a dire questa uguaglianza. Uguaglianza tra il primo e il terzo termine. Ok? Andiamo avanti. Andiamo avanti e possiamo fare delle altre considerazioni interessanti perché questo ci consente di aggiungere qualcosa di nuovo rispetto a quanto già sappiamo. Dunque, la velocità del centro di istantanea rotazione P con 0 durante il suo tracciamento della polare fissa lambda può essere espressa in questo modo. Siccome lambda rappresenta una traiettoria e l'archetto lambda rappresenta la scissa curvilinea, in forma scalare la velocità di P con 0 è uguale alla derivata della scissa curvilinea rispetto al tempo, quindi un d lambda in dt. Ma per la condizione di puro arrotolamento tra le polari, d lambda è uguale a dl, quindi questa la posso scrivere anche in questo modo, cioè dl in dt. Quindi posso esprimere la velocità del centro di istantanea rotazione come derivata dell'archetto dl della polare mobile rispetto al tempo. In maniera analoga, la velocità angolare con cui ruota il piano mobile la posso esprimere in relazione alla rotazione infinitesima d φ, quindi d φ in dt rappresenta la velocità angolare. Ok? Bene, a queste due relazioni posso aggiungere la posizione fatta prima e combiniamo tutte e tre per giungere a un risultato finale. Allora, da questa posizione abbiamo appunto che delta è uguale a dl dφ, ma dl è uguale alla v di p con 0 in dt e dφ è uguale ad omega dt, dφ e dt vanno via. Quindi questo è un risultato interessante perché questo delta, che ripeto già sappiamo essere il diametro della circonferenza dei flessi e che può essere espresso come questo rapporto di questi due elementi differenziali, è anche uguale al rapporto della velocità di P0, centro di istantanea rotazione, con la velocità angolare del piano mobile rispetto al piano fisso. Quindi in realtà in questa formula possiamo aggiungere un altro termine che risulta completamente nuovo, quindi l'altro termine è, questo è uguale a meno l'inverso, cioè omega diviso la velocità di P con 0. E questo ci può tornare utile per comprendere altre situazioni inerenti alla cinematica del corpo rigido e la cinematica dei meccanismi. Bene, rimane ancora, per dimostrare completamente la formula di Euler-Savary che abbiamo già scritto all'inizio della dimostrazione, è quest'altra uguaglianza. Come vedete, l'inverso del diametro della circonferenza dei flessi cambiato di segno è uguale alla differenza delle curvature, perché l'inverso del raggio di curvatura è la curvatura delle polari.
Ecco, dobbiamo capire da dove viene fuori. Beh, allora, a questo proposito possiamo scrivere ancora quanto segue. Allora, DL è uguale ad O lambda P con 0 del xi. Quindi DL sarebbe questo archetto, cioè P0 prima, che è uguale al raggio di curvatura R lambda, cioè O lambda P con 0, per l'angolo al centro, del xi. Va bene? Questa è una prima relazione che possiamo scrivere. In maniera analoga possiamo scrivere che OL, O'L, con riferimento allo spostamento del centro di curvatura della polare mobile, cioè OL, questo è uguale a cosa? È uguale ad O lambda P con 0 più un altro tratto che sarebbe RL, anzi non scriviamo RL ma scriviamo P0OL, per l'angolo al centro che è ancora dxi. Va bene? Dopodiché, con riferimento al centro di istantanea rotazione P con 0, possiamo esprimere OL O'L con riferimento a P con 0 per il tramite di RL e dei phi. Quindi posso scrivere una terza relazione che è la seguente. Quindi OL O'L è uguale a P0 OL e phi. Quindi ho scritto queste tre relazioni che dobbiamo combinare tra loro. In particolare andiamo a combinare prima le prime due, esplicitando per esempio dxi. Quindi dxi è uguale a dl diviso O lambda P con 0, ma è anche uguale ad OL O'L diviso O lambda P con 0 più P con 0 OL. Qui possiamo sostituire direttamente la terza e quindi questa è uguale a P con 0 OL de phi diviso O lambda P con 0 più P con 0 OL. Quindi giungiamo a questa relazione e siamo praticamente giunti quasi al traguardo, perché se ora cancelliamo queste, che sono state sostituite dalla relazione appena scritta, che cosa abbiamo? Allora, se vado a scrivere DL su DFI, DL su DFI, guardando la prima e l'ultima, questa è uguale a P con 0 OL per O lambda P con 0 diviso O lambda P con 0 più P con 0 OL. Se divido numeratore e denominatore per il numeratore, quindi qui viene che al numeratore rimane 1, ovviamente. Dividendo il denominatore per il numeratore, O lambda P0 si semplifica e quindi rimane 1 su P con 0 OL più 1 su O lambda P con 0. Va bene? Ma andiamo a vedere con maggiore dettaglio qual è il significato fisico di questi termini. Qui abbiamo un P con 0 OL. P con 0 OL altro non è che il raggio di curvatura della polare mobile, cioè RL. Quindi questa la possiamo scrivere come 1 su
1 su RL. Qui abbiamo un O lambda P con 0, che però possiamo scriverla convenientemente come P con 0 lambda, perché i valori positivi sono riferiti ai segmenti orientati che escono da P con 0. Quindi qui compare un segno meno e abbiamo 1 su P con 0 lambda che è uguale a R lambda. Ok? Ma noi abbiamo visto che DL su dφ è uguale a delta, che riscrivo qui, quindi noi abbiamo che delta è uguale a questo termine ed è immediato capire che, cambiando anche di segno, invertendo e cambiando di segno, abbiamo meno 1 su delta, anche qui cambiamo di segno perché moltiplichiamo per meno 1, quindi è uguale a 1 su R lambda meno 1 su RL, ed era quello che volevamo dimostrare. Ok? Quindi questo rapporto dipende dalle curvature delle polari, e quindi se combiniamo questa con questa e anche con questa, otteniamo l'espressione più generale possibile della formula di Eulero-Salavati, che andiamo ad incorniciare perché la dobbiamo tenere bene a mente. Ora, al fine di dare importanza anche all'ultimo termine, andiamo a considerare un caso molto particolare, ma insomma nella cinematica, direi in tutta l'ingegneria, di casi particolari ne capitano tantissimi, quindi dobbiamo essere padroni assolutamente dell'argomento per poter superare appunto le situazioni particolari. Allora, supponiamo di avere questa come traiettoria polare mobile, L, e supponiamo che questo sia P con 0, di assumere come polare fissa il cerchio osculatore ad L in P con 0. Posso farlo? Certo che sì. Quindi immaginiamo che questo sia il cerchio osculatore ad L, e quindi questo è il centro di curvatura OL della polare mobile. Tale cerchio osculatore lo assumiamo come traiettoria polare. Questo è un esempio in cui, diciamo, assume importanza questo termine perché ci aiuta a capire come stanno le cose. Un caso molto particolare. Se questa diventa la polare fissa, qual è, ed è una circonferenza perché coincide con il cerchio osculatore, qual è il centro di curvatura di lambda? È lo stesso, è questo. Quindi abbiamo che i due centri di curvatura coincidono, e coincidono anche i raggi di curvatura. Ovviamente è un caso particolarissimo, quindi RL è uguale ad R lambda. Il moto è dettato, come sempre, dal puro arrotolamento di L su lambda, cioè sulla polare fissa, e diciamo questo ci consente di determinare le successive posizioni di P con 0, cioè del centro di istantanea rotazione. Se vado a guardare ora la formula di Eulero-Salavati, ed in particolare ci concentriamo sui termini posti sulla destra della formula, che cosa succede? Se R lambda è uguale ad RL e sono tutti e due positivi, questa differenza è 0. Quindi accade questo: 1 su R lambda meno 1 su RL è uguale a 0. Ma
la differenza delle curvature delle polari è uguale a che cosa? Lo abbiamo dimostrato, a meno 1 su delta, dove delta è, dimostrato per altra via, il diametro della circonferenza dei flessi. Ma io aggiungerei anche questo termine, meno omega sulla velocità di P con 0. Quindi questa uguaglianza mi porta a 0. Se questo è 0, naturalmente il denominatore deve andare all'infinito. Quindi da questo discorso viene fuori che delta tende all'infinito. Cioè questa circonferenza, che è la circonferenza dei flessi, si apre in seguito all'aumento del diametro fino all'infinito e quindi diventa in sostanza una retta. Ok? Poi in realtà, trattandosi di un'equazione di secondo grado, come ben sapete dalla geometria, si spezza in due rette ovviamente. Però quella reale di interesse è quale? La retta tangente. Se questa è la retta tangente alle polari, siccome il diametro lo misuro sulla normale, diametro della circonferenza dei flessi, se il diametro tende all'infinito, la retta reale corrispondente alla circonferenza dei flessi degenere diventa proprio la tangente. Quindi questa è la circonferenza dei flessi. Attenzione, la circonferenza dei flessi con P con 0 punto proprio, perché poi ci sono altre situazioni, come per esempio nel manovellismo, nella configurazione a 90 gradi della manovella, in cui ancora la circonferenza dei flessi degenera in una retta reale e in quella impropria. Ma P0 va all'infinito in quel caso. In questo caso invece P0 è il punto proprio. Cosa accade quindi guardando l'ultimo termine? Io ho una velocità di P con 0 che è diversa da 0, perché in seguito al rotolamento della polare mobile su quella fissa, immaginiamo che ci sia una velocità angolare omega oraria per esempio, in una successiva posizione, non so, si trova qui per esempio, quindi questa è la nuova tangente ma anche la nuova circonferenza dei flessi, in P con 0 primo, e la polare mobile si sarà spostata in questo modo, potremmo dire, no? Qualitativamente. E quindi naturalmente P0 si muove a una velocità diversa da 0, quindi il denominatore è diverso da 0, ma il rapporto deve essere uguale a 0. Che cos'è che va a 0? È la omega, ok? La omega diventa uguale a 0. Quindi è una situazione molto strana che può essere facilmente compresa in considerazione di quest'ultimo termine, infatti non a caso ve ne parlo in questa circostanza. Okay? Cioè il piano mobile, a causa della coincidenza delle curvature delle polari, è come se si fermasse in un istante, quindi è una situazione di inversione del moto che non riguarda un solo punto, come solitamente accade, e tale punto è il centro di istantanea rotazione, che non a caso presenta una cuspide nella traiettoria, ma riguarda tutto il piano mobile. Va bene? Ok, dopo questo esempio, e quindi aver diciamo considerato l'importanza di tutti i termini presenti nella formula dell'Eros-Savary, andiamo a considerare la costruzione di Hartmann. La costruzione di Hartmann ci consente, per altra via, di trovare il centro di curvatura ancora di un punto del piano mobile. Ma come vi accennavo all'inizio della lezione di oggi, è buono, diciamo, avere più armi, no? Da giocare, a secondo del tipo di problema che ci troviamo di fronte, perché non sempre la strada principale ci porta a risultato e quindi a volte dobbiamo girare l'ostacolo avvalendoci di altri metodi, di altre situazioni. Costruzione di Hartmann. Allora, andiamo a considerare la circonferenza dei flessi, no? Supponiamo di conoscere la circonferenza dei flessi, questo è il polo dei flessi, questo è P con 0 e questa è la tangente
alle polari, ma anche alla circonferenza dei flessi nel punto P con 0. Va bene? Questo è delta. Ecco, un altro risultato molto interessante che salta fuori proprio in questa circostanza, proveniente comunque dalla forma di Euler-Savary, è il seguente. Andiamo a guardare con maggiore attenzione questo termine. Quella è un'eguaglianza tra due termini. Se andiamo a sviluppare quell'eguaglianza, cosa viene fuori? Viene fuori che la velocità di P con 0, guardate un po', è uguale a omega delta. Questo è interessante. Quindi la velocità di P con 0, materializzato, vi ricordate, con un dischetto, no? Quando facemmo la dimostrazione sulla generazione meccanica delle traiettorie polari, può essere facilmente calcolata moltiplicando omega per il diametro della circonferenza dei flessi. Ma quando io dico omega delta, e c'è un altro punto di interesse che ha una velocità uguale a quella, qual è questo punto? Il polo dei flessi. Perché se questa è, per esempio, la velocità angolare omega, e questo è P0 e questa è la circonferenza dei flessi nel caso più generale possibile, qual è la velocità istantanea del polo dei flessi? Omega P0i, ma P0i è uguale a delta, quindi la velocità del polo dei flessi non è nient'altro che uguale alla velocità del centro istantaneo di rotazione. E questo ci torna utile, come vedremo, anche nella costruzione di Hartmann. Quindi trovare la velocità del centro istantaneo di rotazione in effetti è più semplice di quanto pensiamo, perché può essere facilmente ricavata per il tramite del diametro della circonferenza dei flessi. Ok? Bene. Quindi questa V con I, da quella equazione, è uguale alla velocità di P con 0. Allora cosa faccio? Me la riporto qui e questa è la velocità di P con 0. Ok? In realtà questa la posso rappresentare in forma vettoriale perché l'intero vettore è noto naturalmente. E allora andiamo a considerare un generico punto del piano mobile, ancora una volta. Generico punto M del piano mobile, siccome questa è la tangente alle polari e questa è la normale, naturalmente l'angolo alfa che compare nella forma di Euler-Savary è questo, ovviamente. Anche in questo caso, ecco, secondo la costruzione di Hartmann noi possiamo trovare molto agevolmente per altra via la posizione del centro di curvatura di M. Come? Andando a considerare la componente della velocità del centro di istantanea rotazione sulla direzione della velocità del punto M stesso. Quindi noto omega, io posso calcolare la velocità di M, perché la velocità di m, anche vettorialmente, è semplicemente uguale a omega vettor p con 0 m. Ok? Vettor p con 0 m, quindi avrò, diciamo, questo vettore. E lo posso calcolare. Andiamo ora a considerare, come vi dicevo, la componente della velocità di p con 0 sulla parallela alla velocità del punto M, dove M è un punto generico. Ok? Qual è la componente? Questa. Ottengo questa componente del vettore velocità. Ma la cosa interessante è che, ancora una volta, ho rette rispettivamente perpendicolari e quindi questo angolo è ancora uguale ad alfa. Questo è alfa. Dalla costruzione di Hartmann, se noi andiamo a congiungere l'estremo del vettore velocità del punto M
con l'estremo della componente di velocità di P0 sulla parallela Vm, in questo modo, noi otteniamo per intersezione il centro di curvatura. Questo è omega. E questa è la costruzione di Hartmann. Questo risultato è molto interessante perché è un'arma in più, qualora necessario, per trovare il centro di curvatura dei punti del piano mobile. Però vogliamo naturalmente dimostrare questa relazione ed è quello che ci apprestiamo a fare. Ovviamente questo punto di intersezione con la circonferenza dei flessi corrisponde al punto M' della forma di Eulero-Savary compatta, giusto? Allora, cosa possiamo scrivere? Andando a considerare questi triangoli simili, qui mettiamo la lettera E, la lettera F, quindi questi triangoli sono simili, cioè omega P0E e omega MF, per cui posso scrivere questa relazione, cioè omega M diviso omega P con 0 sta a V con M, omega M sta ad omega P con 0 come V con M sta alla componente della velocità di P con 0, che quindi è uguale a V P con 0 per il coseno di alfa. Ok? Omega M sta ad omega P con 0 come V con M sta a questa componente, cioè P0E, che è uguale a VP0 coseno di alfa. Bene, ma io posso anche esplicitare la velocità di M. La velocità di M sarebbe uguale ad omega P0m. Ad omega P0m, ma questa la posso scrivere anche facendo scomparire omega e facendo comparire la V di P con 0, quindi la omega è uguale a V di P con 0 diviso delta. Quindi qui abbiamo VP0 diviso delta per P con 0 M. Questa la vado a sostituire nella relazione di sopra e quindi ottengo omega M diviso omega P con 0 V di P con 0 e V di P con 0 vanno via, rimane P0M diviso delta coseno di alfa. Va bene? Ma delta coseno di alfa, guardando la circonferenza dei flessi, è proprio uguale a P0M'. Quindi questa è ancora uguale a P0M diviso P0M'. Posso ancora scrivere che omega M è uguale ad omega P con 0 più P0M. Omega M è uguale ad omega P0 più P0M.
e quindi questo mi consente di fare quest'altra sostituzione e quindi posso scrivere omega pi con 0 più pi 0 m diviso omega pi con 0 che è uguale a pi 0 m per pi 0 m primo. Questo è anche uguale a 1 più P0M diviso omega P con 0. Se dividiamo tutto per P0M, primo e secondo membro, ottengo 1 su P con 0 M primo che è uguale a 1 su P con 0 M più 1 su omega pi con 0. E quindi siamo praticamente arrivati, perché questo omega pi con 0 mi conviene scriverlo come pi 0 omega, e quindi qui viene 1 su pi 0 m meno 1 su pi con 0 omega. Dobbiamo tenere sott'occhio la formula di Savary, che ce l'abbiamo qui, va bene? Se guardiamo con attenzione la formula di Savary, vedete che qui ci abbiamo un cosen alfa e qui ci abbiamo delta, quindi se questo cosen alfa lo porto giù, qui ho delta cosen alfa, cioè pi 0 m primo, che sarebbe questo termine. Quindi se moltiplico tutto per meno 1 otteniamo meno 1 su pi con 0 m primo che è uguale a 1 su pi con 0 omega meno 1 su pi con 0 m. Ok? E quindi quella è la formula di Euler-Savary. Per cui questa costruzione, cioè la costruzione di Hartmann, risulta valida perché ci porta alla forma di Euler-Savary che abbiamo già dimostrato prima. Ok? Quindi automaticamente abbiamo dimostrato anche la costruzione di Hartmann. Bene, andiamo ancora avanti e andiamo ora a considerare un altro teorema molto importante nella cinematica, che è il teorema di Bobillier. Allora, partiamo dalla conoscenza della formula di Euler-Savary contratta, che è la seguente e che abbiamo dimostrato. Quindi P0m al quadrato è uguale ad omega m per m'm. Ok? Forma di Euler-Savary contratta, che chiama in causa la circonferenza dei flessi per il tramite del punto m'. Allora, supponiamo che sia noto il punto M, che sia noto il centro di istantanea rotazione ed anche il punto M'. Quindi da questo primo discorso partiamo dalla conoscenza di P con 0, M' ed M e vogliamo ricavare omega, con una costruzione grafica che, come vedremo, rispecchia la forma di Euler-Savary contratta. Dove si trova omega? Omega si trova naturalmente su questa retta, perché tutti questi punti sono allineati e quindi questa indichiamo come retta. Andiamo a considerare una retta arbitraria
passante per il punto M. Su questo punto M andiamo a scegliere un punto anch'esso arbitrario, per esempio qui, e questo lo indico con N. Quindi sia la retta A che il punto M sono arbitrari. Obiettivo del discorso è trovare il centro di curvatura di M. Allora, cosa facciamo? Una costruzione grafica, congiungo P con 0 con N, in questo modo, in questo caso ipotizziamo, questo lo vediamo dopo, quindi ipotizziamo di conoscere omega e di poter trovare m', quindi l'incognita è m', questa è omega, poi in quel caso lo vediamo successivamente, dal punto di vista diciamo di sequenza logica è meglio considerare prima questo caso qui. Allora, congiungiamo omega con n ed n con p con 0, dopodiché da p con 0 tracciamo la parallela a questa e individuiamo questo punto che indichiamo con s, e da s tracciamo la parallela alla linea tratteggiata che è la seguente, fino a individuare questo punto, e questo punto è proprio m'. Quindi da questa costruzione grafica possiamo risalire al punto m'. Naturalmente per fare questo dobbiamo anche dimostrare che la forma di Euler-Savary contratta sia rispettata. Basta considerare questi triangoli simili, quindi omega mn e p0 m ms. Posso scrivere queste relazioni: omega m diviso p con 0 m sta ad n m, e qui ho s m. Posso scrivere questa prima relazione. Se andiamo a considerare questi altri triangoli simili, cioè p0 m n ed m' m s, quindi con riferimento alla base tratteggiata, posso scrivere che P0M sta ad M'M, P0M sta ad M'M, come NM sta ad S, ad S. Combinando queste due, i secondi membri sono uguali, quindi otteniamo omega m diviso p0m che è uguale a p0m diviso m'm, ed è immediato verificare che viene la relazione di sopra, no? Facendo il prodotto di incrocio abbiamo omega m m'm p0m al quadrato. Quindi questa costruzione grafica, che è dovuta a Bobillier, risulta valida perché risulta rispettata la forma di Euler-Savary contratta. Bene, lo stesso discorso simile lo possiamo fare a partire dalla conoscenza di questi altri dati, cioè ipotizziamo di conoscere P con 0, il punto M ed il punto M', quindi l'incognita è omega, come vi accennavo prima, e questi punti
sono ancora una volta allineati, quindi questo è P con 0, M' ed M, incognita e omega questa volta, cioè il centro di curvatura di M. Anche in questo caso vado a considerare una retta arbitraria A e un punto anch'esso arbitrario scelto a caso, che è il punto M. Va bene? Allora, congiungo P con 0 con N ed N con M'. In questo modo. Poi da P con 0 faccio la parallela a questa tratteggiata, è la costruzione analoga alla precedente, e poi la parallela a questa, cioè a P0N. Va bene? Quindi questo punto è il centro di curvatura di M. Naturalmente è la stessa costruzione in cui si assume come incognita omega piuttosto che M'. Quindi se è verificata questa, è verificata anche quella. Ma perché questo discorso? No? Perché assume importanza? Non tanto per quanto abbiamo detto fino ad ora, ma per delle altre motivazioni che adesso andiamo a comprendere. Allora, cancello questa parte. Allora, fino a questo momento l'ho tracciato volutamente in giallo per far risaltare la scelta, no, della retta A e del punto N. Va bene? Andiamo a vedere cosa accade nel momento in cui abbiamo due punti. Quindi andiamo a considerare un punto A di cui conosco, questo è il centro di curvatura di A. Andiamo a considerare un punto B, e questo è, per esempio, il centro di curvatura di B. Ora, se noi consideriamo la retta passante per A omega, che è un punto del piano mobile, e questa la indichiamo per esempio con P, io posso applicare la costruzione grafica fatta prima, ok? Di pari passo. Allora, cosa possiamo fare? Andiamo a scegliere una retta che ora non è più arbitraria, perché prima prendevamo la retta A, adesso l'analoga della retta A è la retta che passa per B. Ok? Quindi una retta che passa ancora per A, però anziché prenderla arbitraria, scelgo quella che passa per B. D'accordo? Quindi questa è l'equivalente della retta A delle precedenti costruzioni grafiche. Bene, il centro di istantanea rotazione, in questo caso, questo è come se fosse un quadrilatero articolato incrociato, quindi dal teorema di Chasles è facile capire che il centro di istantanea rotazione si trova proprio nel punto di intersezione delle due aste del quadrilatero articolato. Va bene? Ora, non soltanto la retta A non viene più scelta come arbitraria, ma anche il punto N non è più arbitrario, cioè vado a considerare la retta che congiunge i due centri di curvatura, e per intersezione di queste due rette io individuo il punto N. Quindi
Quindi retta e punto non sono più arbitrari. Va bene? Però siccome ero arbitrari prima, ciò non toglie che posso applicare questa costruzione grafica dovuta al mobiliere che peraltro abbiamo già dimostrato. Bene, ora posso applicare la costruzione fatta prima. Allora qui l'obiettivo qual è? Trovare omega. Quindi la incognita qui era m', qui l'incognita è omega, quindi vale questa costruzione qui e la applico di pari passo. Va bene? Ok? Allora, cosa faccio? Congiungo P con 0 con n in questo modo. Che è un punto noto. Poi vado a considerare questa parallela a questa retta e poi da questo punto che ho individuato, che è il punto S, vado a fare la parallela a quest'altra retta, in questo modo. Questo punto qui, che cos'è? È A'. Quindi abbiamo trovato il corrispondente punto di A sulla circonferenza dei flessi. Se andiamo a fare la stessa costruzione per il punto B, otteniamo che questo punto qui è B'. Quindi da questa costruzione ho trovato i due punti che si trovano sulla circonferenza dei flessi. Pertanto questo mi consente eventualmente di tracciare la circonferenza dei flessi che passa per questi tre punti. Quindi conosco le corde, dovrei trovare il centro e la circonferenza dei flessi è per esempio questa. Bene, al di là di questa costruzione, quello che ci interessa in particolare è che questo asse è l'asse di collineazione che viene chiamato in causa nel teorema di Bobillier, cioè l'asse che passa per P con 0 e il punto N di intersezione tra le congiungenti due punti A e B di un piano mobile e i rispettivi centri di curvatura, ok, mi porta ad individuare l'asse di collineazione. Va bene? Allora, questo non ci serve più, cancelliamo. E andiamo ora a considerare questa situazione che è di maggiore interesse applicativo. Immaginiamo che questo sia il centro di curvatura omega B, questo è il centro di curvatura omega A. Questo è il punto B e questo è il punto A. Questo è P con 0, cioè il centro di istantanea rotazione. Quindi omega B, B, A, omega A potrebbe essere un quadrilatero articolato con i centri fissi in omega A e omega B. Va bene? Ecco, questo punto di intersezione, rimaniamo sugli aspetti geometrici senza scomodare il teorema di Aaron-Hold-Kennedy che vedremo successivamente. Questa intersezione sulla falsa riga di questo discorso rappresenta il punto N, perché è il punto di intersezione tra la retta passante per i centri di curvatura e la retta passante per i punti A e B del piano mobile. Ok? Quindi quello è il punto N. Questo è il centro di istantanea rotazione, dal teorema di Chasles, perché
potrei tracciare un arco di cerchio oscillatore qui, un arco di cerchio oscillatore alla traiettoria di B, nel caso più generale, le perpendicolari alle traiettorie si intersecano nel centro di istantanea rotazione. Va bene? Qual è l'asse di collineazione in questo caso? L'abbiamo dimostrato qui, è la congiungente tra P0 e N. Quindi posso tracciare l'asse di collineazione. Va bene? Che è questo? A questo punto, noto l'asso di collineazione, possiamo anche riapplicare questa costruzione grafica, anche se non è particolarmente necessario. Però possiamo considerare come abbiamo visto, la parallela alla retta passante per i centri di curvatura in P con 0, quindi questa è la retta per i centri di curvatura, in P con 0 dovrei considerare questa retta qui, questa retta è parallela a questa, va bene? Che va a intersecare la retta passante per i punti A e B, che è quest'altra, quindi si intersecano in questo punto, che è il punto S in questa costruzione. Da questo punto S vado a considerare la parallela all'asse di collineazione, come fatto prima. Questa è parallela all'asse di collineazione a partire dal punto S. Quindi otteniamo questa retta, questa è parallela a questa. Ok? L'intersezione di questa retta con quest'altra mi porta ad individuare questo punto, che altro non è che A', come in questo caso, cioè il corrispondente punto di A sulla circonferenza dei flessi. La stessa costruzione mi porta ad individuare il punto B', che è questo. Va bene? Siamo ora in condizione di tracciare, come fatto prima, la circonferenza dei flessi. Perché deve passare per P con 0, deve passare per B', deve passare per A'. Ok? E allora dovrei considerare il centro, anche se poi nel tracciamento, non avendo il compasso, non è così importante, ma per correttezza questo sarebbe il centro della circonferenza dei flessi che ora provo a tracciare. Questa è la circonferenza dei flessi che passa per i punti P con 0, B' e A'. Perché tutto questo ragionamento? Ecco, attenzione. Allora, se io vado a considerare questo angolo, seguitemi bene, e lo indico con φ, come vedete l'angolo formato tra l'asse di collineazione e la retta passante per P0 ed A, che viene spesso denominata come prima punteggiata, è un concetto proveniente dalla geometria. Quindi l'angolo formato, ripeto, tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata è φ. Siccome queste due rette sono parallele tra loro, A
anche questo angolo qui è uguale a φ, perché sono alterni interni su una retta parallela tagliata da quella trasversale. La trasversale è P0A'. Va bene? Attenzione. Puntiamo l'attenzione sulla circonferenza e sulle proprietà della circonferenza, che tra l'altro abbiamo già utilizzato in altre occasioni. Se io vado a prendere, per esempio, un punto qui, lo chiamo Q, anzi Q', visto che stiamo sulla circonferenza dei plessi, ma un punto generico, perché voglio arrivare a delle considerazioni di carattere geometrico. E se questo angolo è φ ed è sotteso dalla corda, attenzione, P0B', questo discorso naturalmente vale anche per Q'. Quindi se congiungo P0 con Q' e Q' con B', questo angolo qui deve essere ancora φ per le proprietà della circonferenza, perché entrambi gli angoli sono sottesi dalla stessa corda. La stessa corda, ripeto, è P0B'. Seguite? Se io faccio ruotare ancora e prendo un altro punto qui, qualsiasi, ovviamente vale ancora lo stesso discorso, cioè questo angolo sarà ancora φ. Bene, cosa accade quando questo punto va a coincidere con P0? Quindi portiamo questo discorso al limite, va bene? Portando questo discorso al limite e quindi portando il punto P' a coincidere con P0, naturalmente questa retta, che è una corda della circonferenza dei flessi, diventa che cosa? La retta tangente. Perché ho due punti che vanno a coincidere, ok? Due punti reali e coincidenti. Invece in questo caso ho due punti reali e distinti, infatti quella retta taglia la circonferenza. Bene, se porto, ripeto, P' a coincidere con P0, quella che ottengo è, se questo è il centro, quella che ottengo è questa. Cioè la retta tangente alla circonferenza dei flessi. Ma perché questo discorso? Perché se questa va a coincidere con la retta tangente, quest'altra retta va a coincidere con la corda P0B'. Morale della favola, che questo angolo è ancora uguale a φ. Tutto ciò per arrivare a capire che quell'angolo è φ. E da qui scaturisce appunto il teorema di Bobillier. Il teorema di Bobillier afferma quindi afferma che l'angolo formato tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata è uguale all'angolo formato tra la seconda punteggiata e la tangente alle polari, cioè alla circonferenza dei flessi. Quindi quando, adesso vedremo qualche esempio, quando ci troviamo in difficoltà nel trovare la circonferenza dei flessi, poiché ci troviamo di fronte dei casi particolari, ecco, spesso ci viene in aiuto il teorema di Bobillier. Perché trovare la tangente alle polari significa trovare la tangente alla circonferenza dei flessi, e quindi ci aiuta a trovare appunto la circonferenza dei flessi. Ecco, vi faccio subito uno schemino del caso più semplice che ci può capitare, cioè di un quadrilatero articolato. Va bene? Allora, se consideriamo
un quadrilatero articolato in una configurazione semplice, diciamo standard, non in una configurazione singolare, bene, questo immaginiamo sia il telaio, questo è il punto A, questo è il punto B, questo è B con 0 e questo è A con 0. È una cosa molto rapida, la dimostrazione è stata un po' più impegnativa, ma l'applicazione è molto rapida, come avremo modo di vedere. Quindi questi sono a 0B0, sono i centri di curvatura di A e B, ok? Quindi è una situazione identica a quella precedente, ok? A e B, qui era la biella, omega A, omega B, sono i centri, per esempio, della cerniera fissa. Allora, questo è il telaio 1, questo è 2, questo è 3, questo è 4, quindi è un meccanismo a 4 membri, con 4 coppie rotoidali. Dove si trova il centro di istantanea rotazione del membro 3? Beh, lo sappiamo benissimo, basta considerare le normali alle traiettorie e questo qui è P con 0, in realtà sarebbe il P3, cioè il centro di istantanea rotazione associato al piano mobile della biella AB. Per applicare il teorema di Mobilier abbiamo capito che abbiamo bisogno dell'asse di collineazione, quindi prima di tutto dobbiamo trovare l'asse di collineazione e poi applichiamo il teorema di Mobilier. Ok? Come troviamo l'asse di collineazione? Molto semplice. Dobbiamo congiungere i centri di curvatura in questo modo e congiungere i punti A e B. Ok? Questo punto continuiamo a chiamarlo punto N, poi domani cominceremo a parlare di meccanismi e quindi capiremo che quel punto ha anche altro interesse dal punto di vista cinematico. Allora, vi traccio l'asse di collineazione, che l'asse passante per questo punto è P con 0. Questo è l'asse di collineazione del quadrilatero articolato. Applichiamo il teorema di Mobilier che abbiamo appena dimostrato. Bene, ve lo ricordo ancora, l'angolo formato tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata nello stesso verso, ok? Quindi lo stesso verso qui è il verso antiorario, deve essere uguale all'angolo formato tra la seconda punteggiata, che sarebbe quest'altra retta, e la tangente alle molari. Beh, niente di più semplice, perché devo puntare il goniometro in P con 0 e tracciare in sostanza questo asse, che me lo voglio fare dello stesso colore, che sarebbe la tangente alle molari. Va bene? Quindi la tangente alle molari sarà questa. Niente di più semplice, perché questo angolo nello stesso verso deve essere uguale a F. Nel momento in cui ho trovato la tangente alle molari, sono molto agevolato per trovare la circonferenza dei flessi, perché la circonferenza dei flessi avrà un centro che si trova sulla normale alla tangente, ovviamente. Quindi il centro della circonferenza dei flessi sarà qui sopra, in realtà in questo caso capita sotto. Bene, questa costruzione può essere confrontata come risultato con quello ottenibile mediante l'applicazione della forma di Euler-Savary, per esempio